Siamo con Angela Benedicenti e Laura Molinar-Roet, le due psicologhe conduttrici dei gruppi all'interno del progetto Autoscatti Relazionali del Centro Aria, un progetto rivolto ad adolescenti. La domanda che vorremmo fare noi è legata al titolo dell'incontro di oggi, è un titolo insomma, che rimanda a Pirandello, ad Uno Nessuno Centomila e alle vicende di Vitangelo Moscarda, il quale, come sappiamo, nel libro inizia a scoprire tanti aspetti di sé fino ad arrivare a una situazione paradossale di esplosione insomma, dell'identità, distruzione dell'identità. Secondo voi quali possono essere i fattori di protezione che permettono agli adolescenti di sopravvivere all'adolescenza e quindi di intraprendere un percorso di scoperta progressiva del sé senza esplodere o implodere come succede al protagonista del libro di Pirandello? Parto io così almeno. Diciamo che una delle cose che possono aiutare in qualche modo è anche la scoperta del fatto che quello che noi sentiamo su di noi o che ci succede non è soltanto qualcosa di nostro. A volte teniamo dei segreti dentro di noi che ci sembrano delle cose indicibili, delle cose vergognose e poi scopriamo che invece condividendola, in questo caso nel gruppo, ma insomma condividendola in generale, è una sensazione che appartiene anche ad altri e questo ci fa sentire un po' più normali anche e quindi insomma ci permette un po' di protezione, ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente. Ma a me viene in mente quello di della sperimentazione, ossia dello sperimentarsi in contesti sempre diversi, in contesti di gruppo talvolta protetti, e quindi abbiamo nominato prima non solo il contesto scolastico come un contesto sano, ma ci sono i contesti di gruppo come quelli sportivi, insomma quelli di oratorio, dove appunto l'adolescente possa proprio scoprirsi un po' alla volta, scoprirsi nelle relazioni e possa proprio far palestra di cosa significa stare con gli altri e stare anche con se stessi. Senza la dimensione della frustrazione. Esatto, esatto. Va bene, grazie. Va bene, grazie.